Ciao, sono Karen, blogger, appassionatissima di montagna, nello specifico di trail running e corse in montagna, redattrice di un magazine sportivo, diventata anche un po' ciclista, ma soprattutto mamma. Ho conosciuto Jader grazie alle mie colleghe. Nel momento in cui sono entrata in contatto con lui, in redazione non si faceva altro che parlare di picchi glicemici, abbinamenti proteici, indice di equilibrio, ma soprattutto di jolly, di quelli se ne parlava tanto. E in quel momento però non pensavo di aver bisogno di un nutrizionista, seppur dopo la gravidanza mi era rimasta un po' quella pancetta che pensavo di eliminare semplicemente grazie ad una buona pratica sportiva e ad una sana alimentazione. Mi sono convinta a contattare Jader nel momento in cui, dopo qualche mese, ho visto sulle mie colleghe davvero dei grandissimi risultati. Il giorno in cui sono entrata nello studio di Jader, la domanda che mi ha fatto è stata: perché sei qui? Qual è il tuo obiettivo? I miei obiettivi in quel momento erano due. Il primo era quello di iniziare a vedere qualche risultato in più sul mio corpo, correlato a tutta l'attività sportiva che pratico. Il secondo invece era quello di eliminare quella sensazione di fame cronica che mi caratterizzava durante tutta la giornata, per cui mi portava a qualsiasi ora del giorno a mangiare qualcosa. Ma soprattutto c'era un terzo obiettivo, che era appunto quello della pancia dopo il parto, che seppur sotto controllo non era quella che rispettava i miei canoni di perfezione, insomma. Il lavoro che ha dovuto fare Jader nel primo mese con me è stato più che altro mentale. Ha dovuto eliminare in me quella falsa credenza per cui per avere energia avrei avuto assolutamente bisogno di carboidrati ad alto indice glicemico, che quindi mi avrebbero permesso di affrontare la giornata tra lavoro, sport e famiglia, ma soprattutto di affrontare le gare di corsa in montagna, per i quali la sera prima facevo un gran carico di carboidrati, anche con un altro tipo di alimentazione. Così da quel momento ho iniziato a seguire, ho detto ci provo, nonostante i miei forti dubbi e quindi sul fatto che stessi effettivamente intraprendendo il percorso giusto, ma la risposta alla domanda "sto facendo davvero la cosa giusta" è arrivata col tempo, con i risultati sia fisici ma anche a livello di energia. Infatti ho iniziato ad avere una pancia più piatta da come non l'avevo da prima della gravidanza. Sicuramente ero un pochino più tonica rispetto a prima e non avevo più fame durante fuori pasto, insomma, a parte durante le due merende, quella del mattino e quella del pomeriggio. Cos'è cambiato dal momento in cui ho conosciuto Jader, soprattutto a livello pratico nella mia alimentazione? Allora, sicuramente nella mia testa si è consolidato il suo metodo, nel senso che inizialmente Jader mi ha dato uno schema di alimentazione settimanale che ho seguito, ma per intraprendere un percorso che mi ha poi portato a quella che attualmente è la mia coscienza, ed è una coscienza alimentare che quindi si basa su un metodo per il quale esistono sì dei momenti in cui mangiare dei carboidrati ad alto indice glicemico, che sono appunto i jolly, che però vanno mangiati sempre associati ad una proteina, ma che non sono l'unica fonte di energia necessaria per arrivare al traguardo di una gara. Attualmente quindi non ho nessuna dieta da seguire, non ho nessuna limitazione da rispettare, non rinuncio a nulla, soprattutto perché lo faccio senza avere seghe mentali, ed è quello anche di cui parla Jader nel suo libro, ma soprattutto perché quando mangio un carboidrato ad alto indice glicemico so bene che devo abbinare una proteina e che questo mi aiuta quindi ad evitare quei picchi glicemici così indesiderati. E a livello pratico quello che faccio personalmente è di immaginare la colazione, il pranzo e la cena sempre partendo dalla proteina, a cui associo sempre un contorno e nel caso in cui ne abbia voglia anche un carboidrato ad alto indice glicemico, quale può essere anche un piattone di pasta al ragù che tanto mi piace. Quindi allo stato attuale quello che vi posso dire è che sono assolutamente soddisfatta del percorso intrapreso con lui, della coscienza che si è affermata a livello alimentare nella mia vita, ma soprattutto dei risultati fisici che difficilmente penso avrei raggiunto nonostante una altissima frequenza di attività sportiva. Quindi grazie Jader.